Adesso parliamo col prossimo ospite, ringrazio per la sua presenza Guglielmo Cevolin, presidente di Storia di Limes Club di Udine, Pordenone e Venezia. Ben trovato e buonasera. Buonasera. Allora, Cevolin, con lei parliamo sempre di geopolitica, comunque di politica internazionale. Adesso parliamo di economia a livello internazionale. C'è la crisi delle banche, iniziata con il crack della Silicon Valley Bank negli Stati Uniti, con la crisi del Credit Suisse. Stiamo andando verso un nuovo caso, Lehman Brothers, cioè da crisi che ci fu per la Lehman Brothers, o non ci corriamo questo rischio? Ma diciamo che qui metto le mie competenze di studioso di diritto dei mercati, degli intermediari finanziari, di diritto pubblico dell'economia. Allora, intanto cose che un po' hanno già detto molti, e cioè che in Europa c'è una vigilanza sulle banche, tra l'altro che io ho un po' criticato perché è molto cervellotica, cioè prevedeva la situazione delle banche, per esempio italiane, con uno scenario che nessuno prevedeva, non so, del 3 4% di inflazione e poi misurava la febbre, solo che questa misurazione della febbre l'indomani faceva crollare alcune banche italiane che incappavano nella incapacità di reggere a un'inflazione in rialzo così. Ecco, questo metodo di vigilanza così anche un po' cervellotica in realtà dovrebbe far sì che i nostri fondamentali delle nostre banche dovrebbero essere migliori delle banche europee in generale, dovrebbero essere migliori rispetto agli Stati Uniti, da dove è partita con la Silicon Valley Bank questa nuova tornata di crisi. Certo, poi siamo arrivati al Credit Suisse e a UBS, perché anche UBS è un po' in crisi, nel senso che ci sono stati molti investitori che hanno impugnato la liquidazione di alcuni crediti, che si sono trovati con delle diminuzioni patrimoniali e quindi hanno impugnato i passaggi che la UBS ha fatto per acquisire Credit Suisse. Anche se, quindi dobbiamo, e qui riferiamo una battuta del ministro Giorgetti che ho visto proprio pochi minuti fa a Pordenone, alla fiera di Pordenone, insieme ad altri ministri della Lega, la battuta che ha fatto, ha detto: ma quando siamo andati al governo, noi in particolare, ha detto io, ministro dell'economia, dicevano che l'Europa, cioè che in Europa ci avrebbero bruciato tutto, che noi non saremmo riusciti come Italia addirittura a fare la legge di bilancio e così via e così via. Ma qui siamo nella situazione nella quale le banche svizzere, e che cosa sono le banche svizzere? Per esempio per i lombardi, lui è lombardo, anche abita ai confini, diciamo, proprio della Svizzera, la solidità massima, eccetera, eccetera, sono in crisi, falliscono le più grosse banche svizzere, falliscono, entrano in crisi, c'è lo Stato, svizzero che deve, la Federazione Svizzera che deve intervenire, eccetera, eccetera. Ecco. Quindi veniamo alle nostre banche, le nostre banche dovrebbero resistere, diciamo. Certo, in realtà il crollo della Deutsche Bank, invece Unione Europea, la dice lunga su questo fatto, crollo del 15% e così via. Certo, la Deutsche Bank era una banca già chiacchierata ai tempi della Lehman Brothers, perché si diceva che avesse nella pancia tanti crediti tossici, diciamo. E da questo lato anche è una banca che ha una grande influenza anche sulla Banca Centrale Europea, perché alcuni membri del Consiglio di Amministrazione della Deutsche Bank poi vanno a finire spesso nella Banca Centrale Europea a rappresentare chi? La Germania, che un minimo più dell'Italia conta in queste cose. Ecco, allora qui viene in mente la riflessione di Giuliano Amato che, senza voler dare consigli alla BCE, però ha detto questa cosa: attenzione, guardate che quando sono in gioco i soldi dei privati, c'è una perturbazione come quella, il panico fa 90, cioè comunque il panico è un pericolo che bisogna tenere in considerazione. Ed è quello che un po' sta accadendo, speriamo che poi prevalga il ragionamento, oltre la speculazione, il ragionamento è che comunque le nostre banche dovrebbero essere un po' più solide e quindi
non dovrebbero esserci le ripercussioni che Massimo Cacciari dice addirittura sulla società civile, poi sui nostri conti, sulla nostra vita. Assolutamente, assolutamente. Adesso veniamo a noi, veniamo a Istoria, parlerei del prossimo appuntamento in programma a Udine il 31 marzo, parliamo del corso di geopolitica appunto organizzato da Istoria, ci dà un po' di coordinate di cosa si parlerà e dove si svolgerà esattamente. Allora, Udine. Siamo a Udine al polo economico-giuridico nell'aula 1 in via Tomadini 30/A il 31, venerdì 31 di marzo con la rivista militare. E con il suo direttore, con il Master in Intelligence Information Technology, con l'Ordine dei giornalisti, vale 3 crediti il seguire questa lezione del corso di geopolitica, la quarta lezione del corso di geopolitica, che è dedicata alla geopolitica, alle app e alla fake news. La rivista militare, che il numero passato si occupa dei robot le attività militari, invece il prossimo numero è dedicato proprio alle app, alle fake news, quindi al mondo dell'informazione e al mondo delle nuove tecnologie. Tra i relatori ci sarà anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Cristiano Degano, ci sarà Gastone Breccia, che è un professore dell'Università di Pavia e che è esperto di guerriglia, che però ci parlerà della guerra dimenticata di Corea che non si è chiusa, quindi con un parallelo come forse potrebbe diventare la guerra in Ucraina, il sottoscritto e il direttore colonnello Cacciaguerra della rivista militare, che offrirà la possibilità di partecipare alla rivista, quindi le persone presenti che verranno potranno chiedere, poi prendere i contatti con il direttore e proporre i loro articoli per la rivista militare che è diffusa anche in edicola. Grazie a Guglielmo Cevolini e buonasera. Grazie a voi.